C'è un primo caso di coronavirus anche a Priolo, a renderlo noto è lo stesso sindaco Pippo Gianni, che invita tutti i cittadini a rimanere a casa e rispettare rigidamente le misure di sicurezza e di prevenzione. Il sindaco Gianni assicura che sono state adottate tutte le misure previste dalle autorità sanitarie. Si sta ricostruendo la rete di contatti intrattenuti nelle ultime settimane anche dai familiari e dagli amici dell'uomo positivo. Tutti saranno sottoposti al tampone per contenere il contagio e non mettere a repentaglio l'intera comunità. I cittadini, ha detto Pippo Gianni, dovranno uscire da casa solo per reale necessità, recarsi al supermercato non tutti i giorni, come purtroppo fanno in molti. Dovranno indossare guanti e mascherina ed evitare di toccare i prodotti che non devono acquistare. Osserveremo le immagini delle telecamere per individuare coloro che escono da casa senza reale necessità, che si recano al supermercato e in farmacia più volte in una settimana. I controlli saranno dunque più rigorosi e gli eventuali trasgressori saranno puniti con le esenzioni previste dall'articolo 650 del codice penale. La situazione è sotto controllo, ha detto ancora il sindaco Pippo Gianni, ma i cittadini devono rimanere a casa. Cittadini, vi confermo che a Priolo c'è un caso di coronavirus. Vi confermo che la persona in oggetto è ricoverata in ospedale sotto osservazione. Fortunatamente i sintomi sono molto leggeri, superficiali, quindi la persona si è comportata correttamente. Immediatamente al primo sintomo si è recato al suo medico, hanno chiamato l'ambulanza, è stato portato al pre-triage davanti all'ospedale. Hanno fatto il tampone, verificato la positività del tampone, è stato subito ricoverato. Con lo stesso abbiamo visto quali sono, sentito quali sono le persone con cui è stato a contatto, fortunatamente pochissime, perché si tratta di una persona intelligente e colta che ha capito che poteva esserci qualche problema. Era uno che aveva fatto tutti i vaccini per l'influenza, tutto il resto, quindi aveva anche queste immunità, seppur leggere, che vengono fuori dagli anticorpi che si produce facendo il vaccino influenzale. Quindi io vi pregherei, come ormai ripeto da settimane, tutti i giorni, state a casa, state con il vostro nucleo familiare, non andate tutti i giorni a fare la spesa, fatela una volta ogni 10 giorni. Meno stiamo in giro, meno possibilità c'è di prendere il coronavirus. Quindi vi prego, a casa, non create confusione, panico, non parlate, non scrivete, perché ogni parola può essere interpretata male e crea terrorismi inutili.